Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Felici di tornare nuovamente con voi in questo video improvvisato, una mattina un po' strana, un po' storta, in quanto mi sono svegliato prestissimo per andare al lavoro, perché poi volevo staccare prima perché ho una serie di impegni e poi ho trovato una gomma completamente a terra. E ho detto, ahi, ecco qui, la giornata non sta cominciando bene, sta cominciando male. E quindi sono tornato su casa, ho mandato una mail al lavoro, ho detto, oggi non vengo, mi prendo un giorno di ferie. E insomma, torna giù, cambia la gomma, eh, vai dal gommista, insomma, una cosa è un'altra. E sono tornato adesso, sono le 9.38 le della mattina, poi ho una serie di impegni. E così è andata la giornata. Ho detto, ma sai che c'è? Proviamo a fare questo video che tanto mi causa perplessità. Nel senso che ero combattuto e ancora adesso sono combattuto se fare o non fare questo video. Non lo so. Il fatto è che mi è giunta eh, una mail dove un, un signore che ovviamente noi non facciamo mai i nomi delle persone che ci contattano, già l'abbiamo detto, perché rispettiamo la privacy. Questo canale rispetta la, la vostra privacy. Quando voi scrivete sarete sempre rispettati e, come già detto, lo vogliamo ripetere, questo non vale solo per gli amici, anche i nemici che ci... Che ci Scrivete per o per insultarci, o per altro, comunque, noi rispettiamo la privacy di tutti. Questo è molto importante, a meno che proprio non si vada fuori dal penale, insomma, ma questo è veramente casi proprio eccessivi, Se no, la privacy viene rispettata. Bene, eh, non, non ho la minima intenzione di fare un video per ogni mail che mi arriva, altrimenti. Non saprei più dove mettere le mani, però ho ricevuto una mail che devo dire mi ha, mi ha toccato molto. L'ho letta molte volte e sono combattuto. Non, non so se fare un video o se non farlo. E allora ho detto: senti, io provo a farlo poi, dopo l'ascolterò vediamo un po'' ho pregato anche il Signore. Allora, io beh, vi vorrei eh, leggere quello che mi è stato scritto perché vi vorrei far vedere quanti danni fanno le religioni, le religioni, eh, molte, mh, molte fanno danni, molte fanno danni, non voglio dire ora che tutte le religioni facciano danni, ma molte volte o, o la religione o l'uomo religioso causa dei danni e questo vale in tutte le religioni, tutte, tutte, cominciando da quella nostra, a tutte le altre, molte volte i religiosi fanno danni, tutte. Quindi gli, eh, la religione evangelica, un religioso evangelico può fare molti danni. Un religioso protestante può fare molti danni, un religioso cattolico può fare molti danni. L'ognosticismo, anche quella è una religione, anche se non si vuole presentare come tale. Le religioni pensate che lo stesso ateismo, in un certo senso. Eh, è una religione perché loro hanno il proprio culto al, alla non esistenza di Dio, cioè l'ateismo ha una fede salda che, che dice non c'è Dio e dal nulla è nato tutto e io sono padrone di me stesso, io decido in poche parole. È una sorta di gnosticismo perché dice io sono tutto, è sufficiente a me stesso e io sono una sorta di Dio ed è un culto al proprio io. Se così la vogliamo dire. Infatti, se noi andiamo a guardare la storia di quante persone ha ucciso l'ateismo, possiamo vedere che ha sorpassato <coughs> scusate, di, di decine, decine e decine di milioni quelli che hanno ucciso in nome di una religione. E con questo non stiamo giustificando nessuno, semplicemente stiamo apportando dei dati. Quindi le religioni, le religioni sono un guaio. guaio. Cos'è la religione? La religione è l'intento dell'uomo nel cercare di conoscere Dio, di capire Dio e di rendere un culto a Dio. Questa è la religione. Una religione può essere tranquillamente buona, un religioso può essere una, tra virgolette, persona buona, ma un religioso può anche diventare una persona non buona. Cioè che fa del male agli altri. Poi davanti a Dio nessuno è buono e questo è un altro discorso. Ad ogni modo, senza starci troppo a girare intorno, veniamo a noi. Mi ha scritto una persona e io vi voglio leggere quello che mi ha scritto rispettando la sua privacy, la sua identità. Allora, questa persona mi chiama e mi dice, buongiorno signor Alessio. Allora, mi chiamo e mi dice il suo nome, che ovviamente io non ne dirò. Mi chiamo Totte, la contatto per avere un suo parere riguardo all'esperienza deludente di qualche giorno fa. Quindi io la saluto, che Dio la benedica e grazie per aver eh, investito questo piccolo canale. Speriamo di poter essere d'aiuto alla signoria vostra. Parlo così perché giustamente lei mi dà del lei e quindi io mi comporto di conseguenza, io mi adeguo sempre. Mi poteva anche dare del tu, lei decide, insomma. E gli dico subito che sono una persona confusa da un punto di vista religioso e non è il solo, ci mancherebbe. Ho voluto fare quest'ultima esperienza proprio per dire: se questa non mi dà nessuna risposta, non ascolterò dottrina di nessun genere se non che è Gesù stesso a parlarmi. E questo fa bene perché Gesù parla attraverso la sua parola. Gloria a Dio. Vengo dal cattolicesimo, ho passato per i testimoni di Geova, ho seguito il fratello Giuseppe attraverso radio web, non so se ne ha sentito parlare e come se ne ho sentito parlare. E quest'ultimo contatto che è di quello che voglio parlare, si chiama l'ultima riforma un movimento fondato da un certo Torben Sondergaard. Non lo conosco, questo non lo conosco. Ho contattato due di questi che si ritengono discepoli di Gesù Cristo. Devo dire che hanno avuto molta influenza nella mia mente facendomi vedere vari video di quello che loro operano applicando il suo operato basandosi sul libro degli atti, dicendo di portare all'essere il vecchio modo di fare, chiesa, andando in giro, fare discepoli, facendo guarigioni e battezzò sia in acqua e sia con lo Spirito Santo, cioè battezzando immagino che volesse dire, sia in acqua che con lo Spirito Santo. Tutto questo ha scaturito in me la voglia di battezzarmi e ricevere lo Spirito Santo che secondo loro era molto influenzato da spirito immondi che dovevano scacciare se l'avessi ascoltato prima il suo video, qui parla tra parentesi, sullo Spirito Santo, forse non ci sarei cascato, punto interrogativo. Alla vista di quei video che portano in testimonianza, dove si vede che nel battezzò escano diavoli gridando e dopo quando ricevano lo spirito, sentono una energia, occhio a sta parola, che entra e comincia a parlare in lingue, tutte cose non scritturali, non uh, tanto delle lingue che, lasciamo stare, eh, mi sono fatto convincere di farlo anche io. Poi lei mette un titolo, procedura, quindi provvede a descrivere la procedura che viene operata da queste persone. Si inizia con un ravvedimento, confessando tutti i peccati commessi, chiedere perdono ai singoli persone, alle singole persone, citando il nome e anche cosa mi avessero fatto nel minimo particolari di male davanti a uno di loro, davanti a uno di loro che mentre parlavo la appuntava in un pezzo di carta. Dopo aver chiesto perdono al Padre di tutto, questo, andammo al battezzò nell'acqua. Quindi andammo al battesimo nell'acqua, vuole dire, e dopo quello dello Spirito Santo. Insomma, questi fanno tutto, sono una sorta di Dio. Per accorciare, siamo stati lì tre ore esorcizzando per espellere questi spiriti che non ho mai sentito niente che dovessi liberarmi. Dopo tanti urla e sentirli pregare in lingue anche i satanisti parlano in lingue lo sapeva hanno tentato di battezzarmi con lo spirito santo loro salute prendiamo appuntamento così ci andiamo tutti quelli que, que, io ce l'ho va bene ma quelli che non l'hanno no? basta prendere un appuntamento con sta gente ma anche lì non ho sentito niente meno male mi chiedevano di parlare in lingue a ah, loro ti chiedevano di, le chiedevano di parlare in lingue ma io non sentivo di farlo e ha fatto bene di tutto quello che mi hanno fatto vedere in me non è successo niente mi sono sentito ridicolo e loro si sono resi conto che su di me i suoi prodigi non hanno avuto effetto grazie a Dio seguo lei nei suoi video la sento che parla bene e come lei ha detto alla fine del video sullo Spirito Santo, ma io non mi ricordo tutti i video che ho fatto e, mm, allontanarsi da questi, ma non da Dio, esatto, questo è corretto. Lei cosa ne pensa di tutta questa storia? Questa è la domanda del milione e di questo movimento, se per caso ne ha sentito parlare, e adesso che sono più confuso che mai, dove trovo la strada giusta per seguire Gesù? L'ho fatta un po' lunga, ma mi perdoni, ho bisogno che qualcuno mi dia una giusta risposta, una buona giornata. Io non so se io ho la giusta risposta per lei, però conosco qualcuno che le può dare l'unica risposta giusta e, e si chiama il Signore Gesù Cristo. Ora, lei mi ha nominato... Lei mi ha detto che viene dal cattolicesimo. Eh, ho fatto uno degli ultimi video eh, dove qualcuno mi scrisse riguardo al cattolicesimo, lo trova sulla rete. Il, eh, sì. Si intitola il video Risposta a un amico cattolico, Maria Vergine Immacolata e Madre di Dio. Può visionare questo video. Eh, capisco la sua situazione eh, vediamo un pochino intanto di apportare qualche delucidazione sui movimenti che lei mi ha citato poi mi ha, mi ha nominato i testimoni di, di genova io li chiamo così i testimoni di genova non possono avere amore perché alessio non possono avere amore perché chi mente non può amare e siccome loro non tanto i i fedeli semplici ma chi sta alla cupola eh, non può avere amore perché chi mente non può amare e loro hanno preso io ce l'ho una traduzione eh, della parola di dio cioè loro hanno una traduzione dei, dei sacri testi completamente falsificata guardi lei può leggere un po tutti tutte le revisioni cattoliche <coughs> evangeliche Tranquillamente, ma quella dei Testimoni di Genova, eh, di Genova, lasci stare. Quindi queste persone non possono avere amore. Lei è passato anche per questa situazione. Poi mi cita un certo fratello Giuseppe che io so perfettamente chi è e non faccio il cognome, così se qualcuno gli venisse in mente di querelarmi, beh, dei fratelli Giuseppe ce ne stanno tanti. Io ho conosciuto tanti fratelli Giuseppe, quindi potrebbe essere chiunque, ma abbiamo già capito però a chi ci riferiamo e questo qui che lei mi nomina, tra l'altro, è anche un antitrinitario, anche se lo, non lo dice sempre, ma io ho un, un, un suo, come si chiama, una sua registrazione audio dove lui... Scusate, io ogni volta che inizio a parlare, non, è una cosa incredibile. <coughs> ho una sua <coughs> registrazione a, ehm, audio do, dove lui proprio rinnega la Trinità con queste testuali parole. Lui dice che il Signore Gesù e lo Spirito Santo non sono due persone diverse, ma sono una stessa persona. Questa è una e io ce l'ho, eh. Io ho la registrazione audio anzi le dirò di più se vuole io questa registrazione audio gliela, gliela posso anche mandare tranquillamente perché io ho la sua mail così proprio le dimostro quello che le sto dicendo e gliela mando eh, tranquillamente perché ce l'ho una registrazione audio pesa poco e niente quindi per dire che io posso provare tranquillo e poi basta ascoltarlo insomma quindi stiamo parlando di un di un antitrinitario di un qualcuno che sta facendo sta predicando che la chiesa passerà per la grande tribolazione e questo è, questa è una aberrazione e va proprio contro il fondamento della parola di dio insomma il, il mondo il mondo religioso nel mondo religioso, nel mondo, nel mondo sia religioso sia non religioso, si possono trovare brave persone, persone sincere e si possono trovare anche persone non brave e non sincere. Questo non vale solo nel mondo religioso, ma vale proprio in tutto il mondo. Anche in mezzo agli atei ci possono essere persone che si comportano bene e ci possono essere mascalzoni. Okay? Nel mondo medico ci possono essere bravi medici. E ci possono essere medici che si vendono e che fanno cose che non devono fare. Insomma, qui non è che ora vogliamo dire che il problema del mondo è la religione. No, il problema del mondo è il peccato. Il peccato è entrato nell'uomo e tutti gli uomini sono, siamo diventati peccatori, e quindi, pur rimanendo tutti peccatori, però ci sono eh, uomini che hanno una coscienza come tutti quanti gli uomini, ma ascoltano quello che dice questa coscienza. E ci sono uomini che non ascoltano questa coscienza. Questo vale nel mondo religioso, nel mondo ateo e da tutte quante le parti. E vabbè, fino a qua ci siamo. Quindi lei è incappato con dei religiosi che tutto fanno, meno che ascoltare la parola di Dio e ancora di meno quello che dice la propria coscienza. Ovvero, una su tutte, quella di non mentire. Quindi lei si è trovato con delle persone che a un certo punto lei mi ha raccontato una certa procedura che io adesso eh, esaminerò in modo molto drammatico insieme a lei. Allora, la procedura dice: si inizia con ravvedimento, ravvedimento, confessando tutti i peccati commessi, chiedere perdono ai singoli persone citando il nome e anche cosa mi avessero fatto nei minimi particolari di male davanti a uno di loro. Ecco, allora, ascolti, non posso fare il suo nome per motivi di privacy, la chiamerò caro amico, ascolti caro amico, eh, immagino lei venendo dal cattolicesimo, non posso dire che in mezzo ai testimoni di Genova abbia letto la Bibbia perché non hanno una Bibbia. Immagino che lei ha letto la parola di Dio. Allora tutti noi siamo peccatori. Lei non può andare e confessare i suoi peccati a un altro peccatore. Questo non è possibile. Lei può chiedere scusa a qualcuno se gli ha fatto male a lui in privato. Tipo, io passo, detto alla romana, tacciacco il piede. Senza volerlo, e ti dico: scusa, ti ho acciaccato il piede. Ok. Vedate la mano, vedate il bacetto e va andate a prendere il caffè. E finisce lì. Quello è chiedere scusa, ma non confessare i propri peccati a un uomo che sia un, un vescovo, che sia un prete, che sia un pastore, che sia uno pseudoministro. Lei non può confessare i suoi peccati davanti a un uomo lei deve giustamente deve confessare i suoi peccati ma a Dio e lo deve fare in privato lei si deve chiudere co come dice il sacro evangelo nella sua cameretta si deve mettere in ginocchio deve intanto riconoscere che lei è un peccatore e poi confessi i suoi peccati al padre preghi il padre nel nome di Gesù il Signore Gesù ha detto fino adesso voi non avete chiesto nulla nel mio nome ma ora io vi dico tutto quello che voi chiederete nel mio nome, questo vi sarà dato, questo è scritto nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni. Lei ha mai letto il Vangelo di Giovanni? Lo legga, ma non una volta, lo legga, lo rilegga. Il Vangelo di Giovanni è meraviglioso. Il Vangelo di Giovanni ci presenta la realtà del Padre, la realtà del Figlio e la realtà dello Spirito Santo. Come il Figlio parla col Padre e i due mandano lo Spirito Santo, nessuno manda lo Spirito Santo se per il volere del Padre, altrove dirà nessuno manda lo Spirito Santo per se non per il volere del Figlio, quindi tutte e due hanno la stessa autorità, alleluia, gloria a Dio. Tutte queste cose sono ben descritte nell'Evangelo di Giovanni. Lega l'Evangelo di Giovanni, gloria a Dio. Altro che confessare i peccati agli uomini. Non faccia questi errori, ovvero non continui a farlo. Quindi poi continua e dice: che uno di loro, mentre lei eh, confessava i propri peccati, scriveva su un pezzo di carta i suoi peccati. Lei ha mai visto una pratica del genere nel Nuovo Testamento? O nell'Antico Testamento? Non esiste. Non esiste. E Dio dice che quando anche in Isaia i nostri peccati fossero rossi come lo scarlato, se li confessiamo, se li lasciamo, diventeranno bianchi come la lana, saranno gettati nel più profondo del mare, saranno dimenticati. Quel che si dimentica, si dimentica. No che si scrive. Quel che si scrive rimane. Poi dice. Dopo aver chiesto perdono al Padre di tutto questo, andammo al battezzo, cioè al battesimo nell'acqua e dopo quello dello Spirito Santo. Guardi, il battesimo dello Spirito Santo, descritto in Fatti degli Apostoli, dal capitolo 2 in poi, perché poi durante i Fatti degli Apostoli ci saranno altri battesimi nello Spirito Santo, il battesimo nello Spirito Santo. Significa completa immersione è un qualcosa che viene dal Padre che viene dal Figlio che viene dallo Spirito Santo. Il Padre e il Figlio mandano lo Spirito Santo e il Padre e il Figlio si sono accordati, si sono parlati perché Gesù dice: Io pregherò il Padre ed egli ed egli vi darà lo Spirito Santo. Alleluia. Chi dà lo Spirito Santo è Dio, è la Trinità, non è un uomo. Qui c'è una grande confusione. Io non la voglio confondere molto. I primi dodici apostoli avevano dei doni particolari che ti imponevano le mani e ricevevi il battesimo dello Spirito Santo. Ora, i dodici Apostoli, i primi dodici Apostoli, sono irripetibili. Di questo ne ho già parlato altrove, ma non voglio troppo adesso mettere, come si dice a Roma, troppa carne sul fuoco. E nessun uomo può dare a lei lo Spirito Santo, nessun uomo lo può fare, nessun uomo al mondo ha mai potuto eguagliare uno dei dodici Apostoli. Loro sono stati unici e irrepetibili, a tal punto che è scritto che il fondamento... È messo su Cristo e sopra Cristo ci sono gli apostoli che hanno gettato questo fondamento e poi tutta la Chiesa e nessuno mai è stato come uno di quei dodici apostoli sono irrepetibili sono irrepetibili e non cerchi ricevere doni o ancora ancora di più il battesimo dello Spirito Santo da un uomo. Il, il battesimo nello Spirito Santo si riceve da Dio, si chiuda nella sua cameretta, preghi il Padre nel nome di Gesù, che il Signore lo battezzi con lo Spirito Santo, parlare in altre lingue, lo fanno anche i satanisti. I satanisti si sa, parlano altre lingue, perché? Perché lo Spirito Santo non è una lingua, quello è un segno, lo Spirito Santo è una persona, è Dio che ti entra. Che il fatto che un cristiano poi parli altre lingue è che ha, è il segno che lo ha ricevuto, ma attenzione, un cristiano, dopo aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, può spegnere quello Spirito, perché cade nel peccato, torna al peccato, torna nel vomito. Magari le lingue gli rimangono come segno che un giorno lo ha ricevuto, ma non ha più lo Spirito Santo dentro al suo cuore. Come si fa a sapere se un credente? Se un cristiano è ripieno o non è ripieno di Spirito Santo, dai frutti. Dai frutti. Dai frutti. Questa gente qui non ha portato frutti di cristianesimo, ma ha portato frutti di satanismo. E questi qua, che parlano lingue, sono tutta gente involucrata, con mondi bui e oscuri, caro signor amico. Poi mi dice «Siamo stati tre ore esorcizzando per espellere questi spiriti che non ho mai sentito niente, che dovessi liberarmi, dopo tante urla e sentirli pregare in lingue, hanno tentato di battezzarmi con lo Spirito Santo, abbiamo già risposto a questa aberrazione, ma anche lì non ho sentito niente. Mi chiedevano di parlare in lingue». Signor amico, nessuno può dire a un altro di cercare di parlare in lingue. Le lingue vengono da Dio. Se Dio gliele dà bene, se Dio non gliele dà non c'è niente da fare. Attenzione a queste pratiche. Dovessero uscire delle lingue che non vengono da Dio. Mi sono sentito ridicolo. E loro si sono resi conto che su di me i suoi prodigi non hanno avuto alcun effetto. Ok? Signor amico, fugga da queste persone. Fuggite da queste persone. Fuggite da chiunque vi dica di parlare in lingue da voi. Fuggite da questa gente. Fuggite da questi falsi apostoli. Fuggite da quelli che vi dicono che. Invece di pregare, ordiniamo, decretiamo, perché come è scritto che la montagna va da lì e si getti nel mare, così noi possiamo ordinare e decretare nel nome di Gesù. No. Non funziona così. Noi preghiamo. Noi preghiamo, guardiamo i passi nel contesto. Noi preghiamo. È il Dio che opera in noi. Lei mi dice. Sono più confuso che mai. Dove trovo la strada giusta per seguire Gesù? Allora, cosa deve fare? Ecco, io purtroppo mi trovo impedito nel darle un consiglio perché non la conosco. Io non conosco lei e dovrei conoscerla. Ci dovrei un conto, ma anche se la sentissi al telefono, io una persona la devo conoscere, devo capire chi ho davanti. E se no, non sono, non sono, non sono in grado di dare un, un consiglio netto. Quello che le posso dire è che per, per adesso stia un po' fermo, non vada più da nessuna parte, per carità di Dio. Perché giustamente lei non ha, da quello che lei mi dice, un giusto, una giusta conoscenza, una forza eh, spirituale eh, per poter distinguere, come è scritto, il bene dal male. Magari capita in un altro posto che sarà ancora peggiore e lei neanche se ne rende conto e poi dopo si brucia ancora di più e va a finire che non vuole sapere più niente di Dio, cosa sbagliatissima. Allora lei cerchi un pochino adesso di trovare un po' di serenità nel Signore, non vada da nessuna parte, stia, stia tranquillo, stia a casa sua e cerchi la faccia del Signore, legga il Nuovo Testamento. Noi nei nostri video, se vuole... Presentiamo una sana dottrina, tutte queste sciocchezze non le presentiamo. Le presentiamo l'opera del Padre, le presentiamo l'opera del Figlio, le presentiamo l'opera dello Spirito Santo, quella vera. Denunciamo anche falsi movimenti, falsi apostoli, falsi insegnamenti. Denunciamo, ehm, parliamo della sana dottrina, parliamo della fine dei tempi. Queste cose il Signore ce le ha profetizzate, ci ha detto che sarebbero successe. Eh, quindi io, sarebbe buono che lei non, non ascoltasse nessuno, dice neanche te, neanche me, che si attenesse solamente a quello che dice il Signore ne, nella sua parola e cercare un pochino di... Che il, la faccia del Signore io ecco non sono in grado di darle dei consigli perché non ce l'ho davanti non so se lei eh, se riesco a trasmetterle questa mia incapacità di, da, di dare un consiglio a qualcuno attraverso un pezzo di carta che non ho davanti non so, non so chi ho davanti quindi sono in completa difficoltà già siamo incapaci davanti a una persona che conosciamo. Figuriamoci attraverso una lettera che io non so minimamente nulla di lei. Quindi io non sono in grado di darle un consiglio. Quello che ho potuto fare è intanto dirle che lei si giustamente già l'aveva capito, si è messo con gente che non doveva mettersi e le ho spiegato molto brevemente biblicamente parlando perché non doveva mettersi perché non deve proseguire l'amicizia con questa gente assolutamente quindi per adesso semplicemente legga la parola di dio soprattutto adesso si dedichi eh, a punti di più sul nuovo testamento in particolare il vangelo di giovanni anche il resto eh, oh, si legge un salmo al giorno, può leggere anche un po' della Genesi, vada piano così e preghi il Padre nel nome di Gesù che lo rivesta della sua presenza, del suo Spirito, che gli mandi il suo Spirito, lo Spirito Santo e gioia. Lo Spirito Santo il Padre manda gioia, serenità. Non manda esaltazioni. I frutti dello Spirito non è urlare, adirarsi, essere violenti, niente di tutto questo. Lo Spirito Santo è razionale, lo Spirito Santo è luce. E non è che uno si metta a pregare subito, può anche succedere per carità di Dio, tutto è possibile, però molte volte l'opera dello Spirito Santo... Anche quando tu pensi che non è successo niente, il Signore sta operando. Magari lei inizia a pregare e il Signore inizia a operare. Come pregare? Si metta seduto cinque minuti, così come sto io. Alzi, alzi la mano al cielo, dica: Padre, nel nome, nel nome di Gesù vengo a te, Signore, aiutami, Signore tira fuori questo spirito di confusione dentro il mio cuore, illuminami attraverso la tua parola che è verità. Ecco, poche parole. Poi apre la parola di Dio, va, che ne so, io la apro a caso nel Vangelo di Giovanni. Eccolo qua. Le si è aperto a, proprio nel primo capitolo. E comincia a leggere. Nel principio la parola era. Quindi tutto è stato creato dalla parola. La parola era presso il Dio. Quindi vediamo una parola e vediamo Dio. Ci sono due unità, come possiamo vedere già la Trinità. E la parola era Dio. Quindi la parola era presso il Dio e la parola era Dio. Quindi abbiamo due unità che sono due persone diverse e tutte e due sono Dio. Alleluia. Essa era nel principio presso Dio. Ogni cosa è stata fatta per, messo, per mezzo di essa. E quindi vediamo che la parola ha creato ogni cosa. Quindi ricollegandoci alla Genesi, quando leggiamo che Dio nel principio creò il cielo e la terra, possiamo vedere che a creare il cielo e la terra è stata la parola e poi più avanti dirà la parola si è fatta carne ed abitato un, un tempo in mezzo a noi, quindi possiamo vedere che parla di Cristo e che Cristo ha creato i cieli e la terra, e che c'è un padre, c'è un figlio, c'è uno Spirito Santo. Legga un pochino il Vangelo di Giovanni, vede, vede perché è molto importante leggere il Vangelo di Giovanni insieme anche a tutto quanto il resto, ma piano piano, e poi preghi come le ho detto. Si mette seduto, in piedi, in ginocchio, come vuole, come vuole. Alzi la mano al cielo, chieda l'intervento del Padre, poi cinque minuti, cinque minuti, smette di pregare, alza la mano al cielo e dà lode e gloria al Signore. Gli dice, Signore, gloria al tuo nome. Signore benedetto sei. Padre, ti lodo, ti glorifico. Lodi il Padre. Lodi anche il Figlio. Lodi anche lo Spirito Santo, lasci stare gli altri. Chi le dirà che non bisogna adorare il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo? Chi le dirà questo? Lasci stare tutto. C'è un Dio e va adorato. C'è un Padre e va adorato. C'è un Figlio e va adorato. C'è uno Spirito Santo e va adorato. Pregare? Preghi il Padre. Nel nome di Gesù per lo Spirito Santo, tranquillamente faccia queste cose piano piano durante le sue giornate faccia dedichi del tempo a dio dedichi del tempo in questo modo lasci stare religioni movimenti che, che se no va a finire che lei si confonda ancora di più e poi non ci capisce più niente poi prende butta tutto e non vuole sapere più niente neanche di dio e questo non è giusto eh, non è giusto soprattutto per dio ma soprattutto per lei stesso perché noi senza dio non possiamo fare nulla è scritto in prima giovanni capitolo 15 verso 5 voi senza di me ha detto gesù non potete fare nulla questo è il consiglio che io le do per adesso è il massimo che posso fare per lei perché io non la conosco e quindi più di questo non posso fare. Anche se la sentissi al telefono, non risolverebbe un granché perché io la persona la devo avere davanti, la devo frequentare, la devo conoscere, devo capire di più. E allora già il discorso cambia. Ma così, come diciamo a Roma, d'amblè, è il massimo che posso fare per lei. Questo è il mio piccolo consiglio. Spero le sia stato di aiuto. Mi scriva altre mail, consideri che io lavoro, la chiesa, la famiglia e tutte le cose, non, non è io, chi mi scrive nelle mail faccio aspettare pure una settimana, però per lei cercherò un po' di abbreviare i tempi, mettetevi pure nei miei panni, io non sono Dio e ciò domani e dieci dita, grazie a Dio che ce l'ho, quindi più di tanto non posso fare, non è tutto immediato, quindi ci vuole un po' di pazienza, abbiate pazienza con me. E, e questo è quanto. Eh, signor amico, caro amico, io sono dispiaciuto di quello che le è successo. Spero che questo la, la possa fortificare e non, non, non poggi la sua speranza negli uomini. Perché noi uomini possiamo anche deludere un'azione, una parola sbagliata. Non fidiamoci mai di nessun uomo, solo Dio. È affidabile. L'uomo, per quanto possa essere anche in gambe bravo, è sempre una persona che ti può deludere. Chiunque ti può deludere, anche io la posso deludere. Quindi non, non posi mai la sua fiducia nell'uomo, la fiducia va riposta eh, in Dio. Poi uno ascolta, ascolta, ma sempre attento eh, e giudichi tutto in virtù di quello che è scritto eh, nella parola di Dio. Questo è quello che io le rispondo e state attenti a questi cialtroni. Vedete quanto è importante quelli che lo fanno, denunciare gli apostati. Chi sei tu per giudicare? E noi rispondiamo capra, io non giudico, denuncio. E poi io giudico e come. È l'unica cosa che sanno dire. No, denunciare l'apostasia serve proprio per evitare questo. Ecco perché si denuncia l'apostasia. L'apostasia si denuncia. L'apostata si denuncia. È come se si denuncia con nome e cognome altro che come sta scritto nella parola di dio perché tu, tu giudichi perché sono cristiano e allora giudico ogni cosa le capre non giudicano e se mangiano tutto bene caro amico questo è stato il piccolo video io spero di esserle stato d'aiuto se non lo sono stato e eh, Vada da chi la veramente comunque la può aiutare, solo il Signore la può aiutare a lei. Faccia queste cose che le ho dette, come diceva il mio pastore. Quando si lode Dio, non si sbaglia mai. Quando si dice gloria a Dio, non si sbaglia mai. Quando si passano un po', un, un po di minuti, 5-10 minuti, seduto in piedi, a, a lodare il Signore, non si sbaglia. Preghi il Padre. Lega la sua parola, cerchi che Dio entri nel suo cuore con lo Spirito Santo. Chieda liberazione al Padre. Chieda al Padre: non vada dagli uomini. Non si faccia imporre le mani da nessuno a proposito. Se viene uno e gli dice: Ti impongo le mani, non, si, non vi fate imporre le mani. Dice, sei contrario, desti tempi sì. Lascia fa. Il Signore. Impone la sua mano, alleluia, gloria allo Spirito Santo, il Signore è l'unico che può liberare. L'unico, l'unico, alleluia, l'unico. Gloria a Dio. Si fortifichi. Capisco che sta passando un brutto momento, ma cerchi la faccia del Signore in questi ultimi giorni difficili, difficili, molto difficili. Che Dio la benedica. Grazie per averci iscritto. E con lei e con voi è stato il vostro amico Alessio Evangelisti. E se il Signore vorrà, ci si vede al prossimo videoprogramma. La pace del Signore sia con tutti noi. Amen. Gloria a Dio.